Abbiamo ascoltato il mister Mussoni per parlare della categoria degli allievi, nuova stagione, tante emozioni in arrivo. Spazio però adesso ai protagonisti con Cristian Paladino e Edoardo Borrelli, due dei ragazzi di mister Mussoni. Buongiorno ragazzi e benvenuti. Io inizierei da Cristian, che ormai è abitué qui all'Ossia Mare, settimo anno, primo con il mister Mussoni. Come è partita questa stagione? La stagione è partita molto bene, e ci troviamo bene sia con il gruppo, sia con lo staff tecnico, con il mister e tutti. Tutti hanno fiducia in noi, noi dobbiamo avere fiducia in noi stessi e cercare sempre di ottenere il meglio. Abbiamo fatto qualche amichevole e ovviamente anziché pensare al risultato forse era meglio pensare alla prestazione e a quello che sono i progressi durante il nostro cammino. Siamo ambiziosi ma dobbiamo sempre tenere i piedi per terra, molta umiltà e cercare di lavorare per ottenere sempre il meglio. Tra i compagni, Edoardo Borrelli, che è uno dei nuovi volti qui a Ostia. Edoardo, come è iniziata personalmente la tua avventura e naturalmente insieme con i compagni e col mister? Buongiorno, e con i compagni è iniziata subito bene. Io già conoscevo qualche giocatore che abbiamo giocato in passato insieme, però comunque sia mi sono trovato subito bene con la squadra, ci ho messo davvero poco a imparare i nomi, tutti i nomi, e con la difesa mi trovo bene, col centrocampo anche, con l'attacco ci sfidiamo anche ogni tanto a fare una gara di tiri o cose così a fine allenamento, quindi comunque sia sempre bene. Mister Mussoni, impatto. Alessandro Mussoni è un mister un po' particolare, è un mister che ti dirà sempre qualcosa di nuovo fuori dal cilindro, che c'ha sempre un asso nella manica, quindi comunque sia almeno uno scherzetto te lo può fare ogni volta in allenamento, in campo, con gli avversari. E allora, Cristian, adesso buona preparazione, buon allenamento, continuiamo su questa strada e naturalmente in bocca al lupo per l'annata che sarà. Crepi. Ciao Edoardo. Buongiorno, arrivederci. Arrivederci.